Buonasera, questo è l'ultimo incontro con gli autori, abbiamo ospite il regista dell'ultimo film in concorso, l'ultimo ovviamente in ordine cronologico, lo ringraziamo molto per essere qui, il film è On Care e lui è Slade Korak. Un applauso. Ti chiedo subito una cosa sul film. Innanzitutto è il suo primo film, quindi gli chiedo come è nata l'idea di girare questo film e volevo sapere se gli va di dirci qualcosa in più su quello che mi è sembrato di capire è lo spunto autobiografico da cui nasce. Una storia che riguarda sua madre, mi pare di aver capito. Since it was my first film, the idea was very simple. Every film school says that do your first film about what you know best, about what you live. So I based my first film on my parents because when I was searching for the idea, I was going from Prague to our little village to have some peace of mind and to find some quiet place to write. But my mother, she talks all the time. And she never lets me any quiet time. So and older and she is a home care nurse. So it was very simple. She talks about her work a lot. And it took me a while to realize that what she says is way more interesting than anything I could ever come up with. So that was the idea. Allora, siccome è il mio primo film, in effetti l'idea è semplice, se ci pensate, cioè in tutte le scuole di cinema ci dicono quasi sempre, per iniziare a fare un primo film, dice, parlate di qualcosa che conoscete bene, per cui per me era normale appunto parlare di qualcosa di autobiografico. Poi in realtà è successo che io sono andato da Praga, sono tornato nel paesino dove stanno i miei genitori, perché volevo un posto tranquillo dove cercare di scrivere, ma poi c'era mia mamma che continuava a parlare, mia mamma parla sempre, e parlava sempre in realtà di quello che fa, perché lei fa l'infermiera di assistente domiciliare. E all'inizio mi dava un po' fastidio, poi mi sono reso conto che in realtà quello che lei raccontava era molto più interessante di qualsiasi cosa che venisse in mente a me in quel momento. You talk even more than my mom. Yes. Okay, So it was very simple, and I loved the little stories that she has with her patients, who are very bizarre sometimes. And but there was no spine to the story, there was no story, there was just little moments. So I invented for her the illness, the sickness. She's my mother's healthy, luckily. She's not sick like the main heroine in the movie, that is there, just to put her under stress and get the story going. So, and all the other people around her, like for example the husband, that's exactly my father, and it's very autobiographical. Yeah, it's just me who is not in the film, but otherwise all my family. Allora, lei sì, chiaramente quando parla racconta tante piccole storie, magari anche strane, che situazioni che vive con i suoi pazienti, solo che in effetti erano soltanto storie spezzettate, non c'era una vera e propria filo conduttore per farci un film. Allora ho inventato io il discorso della malattia che invece c'è nel film, che in questo caso è inventato, per fortuna mia madre sta bene invece, per dare un filo conduttore al film. E poi le altre persone che ci sono, il marito è esattamente la figura di mio padre e altre persone sono anche lì autobiografiche, l'unico che manca nel film sono io, effettivamente. Sì, no, solo una curiosità, quindi il personaggio della figlia non ha niente a che vedere con te, in nessun modo? Well, yeah, there is a little bit of me in the character of the daughter who wants to live in the big city and really disapproves of her mother naivety. And yeah, that was me when I was a teenager. I really hated this character of my mom, that she's helping everybody even though she's destroying herself. So I was always shouting at her that she should take more care about herself. And yeah, basically 20 years later, this is what the movie is about.
Sì, in effetti il personaggio della figlia è un po' basato su di me, cioè sono un po' io come ero da ragazzino, da adolescente, e che volevo andare nella grande città e mi dava molto fastidio l'atteggiamento di mia mamma di essere così semplice, di aiutare sempre tutti senza guardare la propria salute, cioè distruggendo se stessa. Io le gridavo dietro, che doveva pensare un po' più a se stessa. Ma insomma, dopo 20 anni sono io che mi sono reso conto che poteva essere una buona storia per un film. Volevo parlare ancora della scrittura del film, visto che sei anche lo sceneggiatore del film, e parlare del tema che affronti in questo film, che è sicuramente un tema drammatico, si parla di morte, ma hai deciso di raccontarlo anche ricorrendo all'ironia. Quindi volevo chiederti come sei riuscito ad usare questi due argomenti della morte anche ricorrendo a una chiave ironica, quindi come hai saputo dosare questi aspetti in fase di scrittura del film. It often surprises people, because when you talk about terminal illness, like about cancer, you're supposed to be very serious, and it's supposed to be really like serious, heavy drama. And I built the film like a drama, but I don't see life only as, you know, black and white. Either it's a stupid comedy or it's a heavy drama. And I find the best balance, or the best life moments in combining the dramatic and the comedic. And also it's a big Czech tradition, because we are a small nation, and always under the stress, we cannot do anything else but to laugh at the tragedies that are coming at us, because we are so small, so insignificant, that we cannot fight anything big. So it's in our mentality a lot, in a Czech mentality. People say it's very, very typical Czech film, in this aspect. Allora, è una cosa che in effetti sorprende sempre, perché in genere si ha questa idea che se si parla di malattie terminali, di morte, insomma, si debba sempre fare una cosa seria, cupa. Io in effetti ho costruito il film come un dramma, però non credo che la vita sia soltanto bianca o nera, cioè sono entrambi. Io devo ammettere che non ho un'esperienza diretta, probabilmente per mia fortuna, di una malattia terminale tra le mie conoscenze, però anche da chi l'ho sentita raccontare ho sempre sentito dire che in realtà aggiungere comunque un tono di leggerezza ogni tanto è una cosa positiva. Volevo farti un'altra domanda sempre su quello che vediamo all'interno del tuo film, all'interno della tua storia. Inserisci anche degli elementi di folklore che riguardano il tuo paese. Mi riferisco al liquore, alle prugne che noi vediamo nel tuo film. Quindi ti chiedevo di commentare un po' questa tua scelta di inserire un elemento folkloristico nel tuo film, e proprio quell'elemento magari se ci puoi raccontare, perché hai scelto proprio quel tipo di elemento all'interno del tuo film.
Well, I wanted to tell Universal story in a very, very specific local setting, and I think that's it's very simple recipe, and it usually works if you do it well. And so I wanted a story that everybody will understand, the story of the main heroine's journey to self-confidence and self-realization. But also I wanted to show what is very specific about the South Moravia region. And it's actually part of life. I mean, it sounds like folklore. I mean, if you say folklore in our country, it sounds like something put up for show, but it's not like this in our country. My parents actually start every day with a shot of Slivovice. They do it, you know, so that's why it is in the movie. Yeah. And my mother is a nurse, remember, and she says it's healthy. So, also, I'll get to this. And so, for example, Allora, io in pratica volevo mettere in scena una storia universale che però fosse legata a un ambiente assolutamente specifico, particolare, e quindi l'ho voluta legare appunto a questo mio ambiente del sud della Moravia specificamente. A voi magari questa cosa, giustamente abbiamo parlato di folklore, a voi sembra folklore, da noi parlando di folklore sembra di parlare di una cosa che è un po' messa in scena, che non è tanto vera, in realtà è puramente una tradizione, in casa mia è proprio una tradizione, mia madre e mio padre tutte le mattine cominciano la mattina con un bicchierino di grappa, effettivamente di Slivovica, ed è per questo che l'ho voluta mettere nel film, e tenete presente che mia madre è un'infermiera e dice che è una cosa molto salutare. And for example, this thing that you put a when a child is born, you put a bottle of Slivovica in the ground or in the cellar, and you can only open it on the child's wedding. That's a real thing that people do in my country. So when I was born, my father took a bottle of Slivovica, put it away, and I can only open it at my wedding. But when I was 30, my parents told me, you're hopeless, you'll never get married. So here is the bottle, drink it anytime you want. And I still have it, but I didn't taste it, but you never know. But it's just saying that it looks like a joke made up for a film. But it's all part of real tradition, so that is still alive, that is not like something just made up. Da noi, per esempio, tradizione vuole che quando nasce un bambino si mette da parte, o in cantina, oppure si mette da parte, addirittura si sotterra per terra, una bottiglia di Slivovica. E poi si può aprire soltanto quando il bambino arriva a sposarsi. Mio padre, per esempio, l'ha fatto quando io sono nato, poi però a un certo punto, quando ho avuto 30 anni, mi ha guardato e mi ha detto, no, vabbè, sei senza speranza, tieni la bottiglia, tanto non ti sposerai mai. Io la bottiglia ce l'ho ancora, non l'ho ancora assaggiata, però comunque è lì, l'ho avuta. Ed è una vera e propria tradizione, magari può sembrare a voi, può sembrare una così un'idea ingegnosa inventata per il film, ma è proprio una cosa tradizionale che da noi usa ancora. Sì, un po' proseguendo su questo discorso, volevo chiederti se ci dicevi qualcosa sui luoghi in cui è girato il film, no? Se sono davvero i luoghi da cui tu provieni, dicevi appunto all'inizio, no, che cercavi un po' di pace e di tranquillità tornando in campagna dai tuoi genitori, e poi una mia curiosità personale, se ci sono davvero i sottopassaggi pedonali per le rane. The frogs first, there are really under passages for frogs. Yeah, they're not like this big because we have only very small frogs, but yeah, it's a real thing. Okay. Quindi i sottopassaggi per le rane ci sono davvero, non sono effettivamente così grandi perché le rane le abbiamo piccoline, però ci sono davvero. And this thing actually comes also from real life, because I was watching with my mother the TV news one day, and there was this news about the underpass for frogs, and my mother was really like, what are they spending the money on? And I found it interesting, because usually you think that people from the country, they have really close relationship with nature. But it's not like this at all, you know. They're just abusing nature, you know. The wood is there, the forest is there for the wood,
the animals are there for the flesh and for the milk, and so I just wanted to put this element in, like to break this myth of village people being very close with the nature and hugging the trees, and that's bullshit, at least in Southern Moravia. E è una cosa, in realtà, proprio quel discorso delle rane viene proprio dalla vita vera. È una notizia che io ho visto in televisione un giorno con mia mamma, e mia mamma si è messa a dire: ah, ma guarda che roba, spendono dei soldi per queste cose. E la cosa mi ha fatto molto, molto effetto, perché si ha sempre questa idea che le persone di campagna in un certo senso siano così legate alla natura, amino la natura. In realtà le persone di campagna sfruttano la natura, quindi il legno serve per scaldarsi o per costruire le case, gli animali sono lì per fare fatica, eccetera. Quindi, insomma, mi ha fatto molto effetto questa cosa, e mi ha, ho avuto voglia di metterla per questo motivo. And about the locations, it's very simple. It is a real house of my parents. It is a real vineyard of my parents. It is my father's actual workshop. We didn't have any set designer on the film. I just took the film crew to my father's and mother's place, and I told them, this is it, don't touch anything. And there was no prop guy, no set designer, no painters, no nothing. We just came there with the camera and shot it as it is. So, and they still live like this in this day. Effettivamente il set è veramente la casa dei miei genitori, la vera casa, il vero vigneto dei miei genitori, il vero laboratorio di mio padre, quindi non abbiamo avuto nessun tipo di scenografo, nessun oggetto di scena, io semplicemente ho portato lì la troupe, gli ho detto: questo è il vostro set, e non toccate niente, non rompete niente, e andiamo avanti con questo. I was very lucky that my parents know nothing about filmmaking. They're like, so they don't know what it is to let 45 people run around filming. You know, it destroyed all the carpets, all the floors, everything. I think that there will be no home care too, as long as my parents are considered. Sono stato anche fortunato perché i miei genitori, per fortuna, non sanno cosa voglia dire fare un film, quindi fare arrivare in casa loro 45 persone a filmare, che gli hanno distrutto il tappeto, i fiori, girando in giro, insomma, penso che non lo faranno mai più, però mi è andata bene. But they were very supportive, and since the main actress, she's the same size as my mother, she's even wearing my mother's clothes, and and those two brown bags that she's carrying, that's actually the bags that my mother was carrying for 20 years doing her job. So it was both trying to be authentic and being very lazy. So we didn't really do much with reality, we just took it as it was. In effetti abbiamo preso proprio tutto un po' come era, e forse da una parte volevo essere molto autentico, dall'altra parte forse ero anche un po' pigro, per cui abbiamo preso un po' tutto come era. Però, per esempio, la donna, l'attrice che interpreta l'infermiera, ha esattamente le stesse misure fisiche di mia mamma, per cui ha indossato i vestiti di mia mamma, portava le borse che mia mamma ha portato per tanto tempo della sua vita, quindi non abbiamo avuto problemi di questo tipo. Chiedo ovviamente al pubblico se ci sono domande per Slavek. Oh, if there is public, okay, I have the, as I promised yesterday, I have with me Slivovice, which they drink in the movie. So for every question there is a shot, and I even have the cups. Don't be shy, it's really good. It's real. It's a prugna grappa, in Italian. Thank you. Usually my father makes his own homemade, but there are so many festivals, and you're in March, you know, so it's all gone. So, but this is still a very good one. Yeah, this is still a very good one. Allora, se volete fare delle domande, per chiunque farà una domanda, ci sarà un assaggio di Slivovica, della grappa di prugna. Dice: volevo portare in realtà quella di mio padre, perché mio padre la fa lui personalmente, però dice: il vostro festival è in marzo, io ho fatto un sacco di festival e non me ne era rimasta più, ma anche questa è molto buona, vi assicuro. Quindi avanti con le domande. Ah, of course. Okay. No, vabbè, io sono a stevia, peraltro. Ciao.
Mi è parsa coraggiosa anche l'intenzione, anche se non è, diciamo, principale, non è così protagonista, dove tocca il tema della medicina, diciamo, tradizionale, quindi ufficiale, e una medicina alternativa. E questa cosa è coraggiosa in quanto comunque, vabbè, viviamo in un sistema, in Italia sicuramente, ma credo anche per voi. Cioè, mi ha colpito il fatto anche che nonostante lei fosse una malata terminale, comunque sia di pancreas e quant'altro, non fosse, cioè non avesse, come dire, l'obbligo di fare anche delle cure, delle terapie appunto ufficiali, come invece avviene qua da noi. Well, actually, I think that you can, in Czech Republic, you can choose. You can go through traditional therapy, you can go through the chemotherapy and everything. But in certain cases, like with this pancreas thing, you don't have to, because this is fatal, you know, there is no nothing. But the idea about all the esoterics and alternative healing, it's funny. It came from my ex-girlfriend, which I lived with for like 80 years, and she was really heavily into esoterics and into natural healing and into all these things. So as you can see, I'm very lazy screenwriter. I just take the people that I know very well and put them together and see them clash. So for me, yeah, that was the most interesting clash of the movie, to see this very traditional woman to explore the new ideas or the new possibilities, the new worldviews. Also, that ex-girlfriend of mine, she's actually very good at esoterics and Reiki and everything, and she did the spoon. She can actually do it. That is not a prop. It's scary. But I have like 5 or 6 more of these at home. It's very scary, yes. Allora, noi nella Repubblica Ceca in effetti si può scegliere, quindi si può scegliere di utilizzare i trattamenti, la medicina normale, quindi chemioterapia, eccetera, oppure di scegliere altre terapie. In questo caso, peraltro, trattandosi di un tumore al pancreas assolutamente inguaribile, non c'era niente di niente. Però comunque il discorso di quello che riguarda l'esoterico, la medicina alternativa, mi è venuto dal fatto che la mia ex fidanzata, con cui ho vissuto per 8 anni, era molto dentro al discorso appunto dell'esoterico, è molto brava con i reiki, queste cose, e per cui ho, da una parte, non è che abbia imparato da lei, in realtà, dice, vedete, sono stato molto molto pigro come sceneggiatore, ho preso proprio le persone di cui conoscevo l'esperienza e le ho messe a fare queste le cose che sapevano fare bene. Infatti quelle, le cose che vedete nel film, le ho fatte fare alla mia ex, effettivamente io non ero in grado di fare. This is healthy shit. My mother would tell you that this is the best medicine for everything, so yeah. Okay. Okay, that was it for me. So anybody else? Qualcun altro? Sua madre direbbe comunque che è la migliore medicina questa. She has a question. Okay. Volevo parlare del cinema in Repubblica Ceca, del cinema contemporaneo, visto che anche qui a Bergamo Film Meeting abbiamo fatto una retrospettiva su Petra Zelenka, ad esempio, e so che tu sei stato assistente alla regia per Sverak, nel film che poi ha vinto il miglior Oscar come miglior film straniero, quindi volevo sapere un po' una tua opinione sul cinema ceco contemporaneo e se tu ti ispiri a qualche autore o qualche tradizione. Okay. There you go. Proper question.
I met Peter Zalenka, who has retrospective here. Yes. I met him last week because we had National Czech Film Awards. Okay. So he won Best Script and we won Best Actress. Okay. So it was okay, sort of. And I started in film 20 years ago when I was a second assistant of director on a film called Kolia. Which was not Petr Zelenka, but Jan Svěrák. And it has won the Best Foreign Language Oscar, but that was 20 years ago, and that was it. Since then, nothing. I'll let it. Io appunto Peter Zelenka, che era qui per una sua retrospettiva, dicevo, ho incontrato la settimana scorsa nella Repubblica Ceca perché abbiamo avuto i premi nazionali del cinema ceco e lui ha vinto come miglior film, io ho vinto come miglior attrice, quindi abbiamo detto bene, prendiamoci su. E effettivamente io sono stato secondo assistente regista per il film Kolia 20 anni fa, che poi vinse come miglior film straniero, che però non era di Peter Zelenka, era di un altro, esatto, di altro regista che si chiama Svěrák, e poi dopo mi sono un po' fermato. So these days, every year there is like 40 to 50 feature films made in Czech Republic, which is a lot. But out of these, only like, let's say, 5 to 10 have some ambition to be good. I mean, really, because the other ones are trying to make money. So you have like 5 to 10 okay films per year. The financing is not so bad. I mean, I was completely unknown, and everybody loved the script for my movie. So I was a producer on it, and I put the money together very easily. There is Czech Television National Fund. They are really working well. So if you have a good script, it's quite easy to do a film. Since it's so easy, I think people are doing so many films that don't maybe deserve to be made. So that's why we have 50 movies a year. Yeah. There are like two main currents in Czech cinema now. There are people trying to do genre movies, like crime stories, gross comedies, whatever, thrillers. They're usually super stupid because they cannot do it, and it's really funny to see Czech policemen shooting in the street of Prague. I mean, it never happens in real life, so it's funny if you see it in the movie. So that's one thing. And the second current is that there are people, and I'm one of those, they're trying to do like this, they call it social realism, whatever, like authentic life, sort of a slice of life movie, because with the budgets in Czech Republic you cannot really do like a huge historic epic movies or science fictions or anything. That would be really, and it's not our thing. I think what the Czechs are best at are those little life stories, little moments. I mean, me personally, I love the Czech movies that I love most is the Czech New Wave from the 60s, like the end of 60s, Miloš Forman, Fireman's Ball, Loves of a Blonde, and there were many great movies, very simple movies, they're usually like 70 minutes long with five actors, very simple movies, but brilliant, and by far my biggest inspiration to this day. So from the end of the 60s till today, there is no bigger inspiration for me than the Czech New Wave. Allora, oggi nella Repubblica Ceca si fanno, diciamo, fra i 40 e i 50 film all'anno, però di questi diciamo che soltanto fra i 5-10 hanno effettivamente l'aspirazione di essere dei buoni film, altri invece cercano soltanto di fare soldi e spesso non sono di grande valore. E riguardo ai finanziamenti, effettivamente riusciamo ad ottenerli abbastanza bene perché sia la televisione che le reti televisive e anche appunto dal punto di vista cinematografico riusciamo ad ottenere
cioè se hai un buono script, se hai una buona sceneggiatura, puoi riuscire ad ottenere effettivamente dei fondi. Io in effetti sono riuscito a fare il mio film così perché la mia storia è piaciuta a molti, per cui ho avuto effettivamente dei fondi. Però dall'altra parte quello può essere anche un difetto in un certo senso, perché col fatto che è facile ottenere i fondi c'è moltissima gente che cerca di fare dei film e tanti sono di valore veramente ridotto. Però comunque per quanto riguarda il cinema cieco attuale, diciamo che ci sono due correnti praticamente. C'è una corrente che cerca di fare dei film di genere, quindi non so, thriller, film di spionaggio, che però devo dire sono proprio film che non sono il nostro tipo di film, cioè vedere i poliziotti che sparano per le vie di Praga è veramente buffo, perché effettivamente non accade, quindi è proprio assolutamente finto. E poi c'è un'altra corrente che è quella a cui io penso di appartenere, che è quella che cerca di fare dei film, non so, realisti, un po' sociali, sono degli spaccati di vita, anche perché sì, abbiamo i fondi, però non è che ci diano dei budget per fare delle grandi produzioni, dei film epici o dei film di fantascienza, diciamo, e poi comunque non è proprio neanche il nostro genere. I film in genere che ci riescono meglio come registi ciechi sono i film che raccontano effettivamente dei pezzi di vita. E, a livello di ispirazione, io posso dire che sicuramente la mia più grande ispirazione rimane, diciamo, la nouvelle vague ceca degli anni 60, quindi tipo Miloš Forman, film come, non so, Gli amori di una bionda, per esempio. E devo dire che dagli anni 60 in poi non ho più avuto dei grossi punti di riferimento. Chi ha un'altra domanda? Per lui, ok, deve guadagnarsi il suo shot. Sì, volevo innanzitutto ricordare, anche perché sicuramente lui non lo sa, che sicuramente, oddio, forse lo sa, che nel 2007 abbiamo Dermon Film Meeting ha dedicato una retrospettiva completa a Jan Sverak, quindi insomma, a Jan Sverak. Sì. Quindi sicuramente insomma il pubblico conosce Kodia e anche abbastanza bene quel tipo di cinema. E mentre sull'ultima cosa che dicevi riguardo al riguardo appunto al fatto di essere un regista che affronta anche temi sociali, appunto, no? Come si vede in questo film, volevo chiederti se il film in Repubblica Ceca, prima cosa, se è già uscito e quali reazioni ha suscitato. Okay, there you go. You have to take it as a shot, yeah, it warms you up. It's really warming. Okay, we premiered in Carlo Vivari at the festival last year, and we have in the competition, and we had a really fantastic reception. I mean, it was like a proof that Czech people, which are like 90% of the audience in Karlovy Vary, were really like waiting for something like this for some time, because they didn't see it for a long, long time, maybe from the 60s and 70s. So. Allora, il film è stato presentato per la prima volta l'anno scorso al Festival di Karlovy Vary e è stato veramente ricevuto in modo fantastico. E diciamo, mi ha dato l'impressione che i ciechi, in un certo senso, che erano sicuramente circa il 90% degli spettatori, un po' aspettassero un film di questo tipo, perché era tanto tempo che non veniva, forse magari addirittura dagli anni 60 che non veniva fatto un film di questo tipo. And then we went to cinemas and we had almost 100,000 tickets sold, which is pretty good for this kind of a film. But like every other stupid comedy will have like 2, 3, 4 times more than we. So, but it was considered a commercial success, considering it's a sort of a festival film, yeah. Which I don't think it is, but okay. Yeah, okay. Poi siamo passati nei cinema e nei cinema abbiamo staccato circa 100.000 biglietti, che obiettivamente per un film di questo genere è un grosso successo. Infatti è stato considerato un successo commerciale. Anche se viene effettivamente considerato un film de sé praticamente, per me non è così, però è chiaro che insomma le commedie, quelle da grandi da botteghino, fanno molti più biglietti, ma per noi insomma è stato un grosso successo. Oh, you like the stories, eh? Qualcuno okay.
io sono arrivato in ritardo, quindi spero di non fare una domanda che ci è stata fatta. Cioè, quale sarà il suo prossimo film? Cioè, visto che ha fatto un film sulla madre, il prossimo film sarà sul padre. Ci sta già lavorando, ci sta già pensando, sta aspettando la sceneggiatura? Era la prossima domanda, quindi va benissimo. Yeah, that's a, yeah, it's difficult because I used all my relatives and all people I know well. I used them in the first film, so I have nothing left now. So I'm starting a new script, and this time it's bigger. It's a part of Czech modern history, and we will see. It's a thing that I have to do much more research than with my parents, which I was researching for 40 years. So I just started, so it will move from my little village and from my family to something bigger, but still very, very Czech. Yeah. Allora, cheers. Salute. Allora, dunque, è un problema, perché in effetti per questo film ho già usato tutti i miei parenti, non mi rimane nessuno, come non so, per un nuovo film. In realtà, appunto, a parte gli scherzi, ho effettivamente cominciato a lavorare su un nuovo progetto, che sarà un progetto parecchio più complesso, perché si tratta di un film che riguarda la storia ceca moderna, quindi devo fare molta più ricerca di quanta mi sia servito fare con i miei genitori, dove effettivamente avevo fatto ricerca per 40 anni, stando con loro. Quindi passerò dal villaggio dei miei genitori ad un ambiente molto più vasto. Comunque rimarrà un film molto cieco. Ci sono altre domande? Se volete, se volete un sorso di slivovista, dovete farvene venire in mente una. Purtroppo però temo che, se non ci sono domande dal pubblico, il tempo sia già finito. Io vi ricordo che il film di Slavek è in competizione, quindi vi invito ad assistere alla cerimonia di premiazione, e ovviamente gli auguriamo, facciamo un in bocca al lupo per la premiazione, non possiamo, che sarà tra poco in auditorium, e lo ringraziamo veramente molto per tutto, per la grappa, ma non soltanto, è stato simpaticissimo, e gli farei un grande applauso. Grazie.